tornerò poi con l'ordine del giorno e con altri interventi che farò successivamente, ma il condono edilizio della gestione fallimentare ci è costato una barca di soldi e attualmente non dà il risultato ottenuto. Siamo in una situazione di stallo, abbiamo condoni fermi, condoni persi, condoni smarriti, non sappiamo dove andare a trovare, non sappiamo come siamo messi. Abbiamo una situazione che è veramente drammatica. Su questo qui non c'è l'elemento esterno dovuto alla difficoltà di mercato che determina questo dato oggettivo, ma è quest'altro che determina un'organizzazione nostra interna alla quale va messo mano urgentemente. Questa è una cosa urgente da risolvere. C'è un altro aspetto però che volevo indicare alla revisione dei conti, però solo come informazione perché spetta poi al sindaco intervenire. Non comprendo per quale motivo da oltre un anno a questa parte noi non introitiamo 200.000 euro che ci servirebbero in modo sostanziale per superare il patto di stabilità e per pagare diversi fornitori, piccoli fornitori che devono avere 1.000-2.000 euro e che non vanno un credito per chiedere una cosa del genere, ma che sono in difficoltà. E non capisco quale elemento ostativo da oltre un anno a questa parte, ho presentato anche un ordine del giorno fa con la vecchia amministrazione, noi non introitiamo quei 200.000 euro, basta solo presentare la fiducia. Ogni settimana Tampino, il ragioniere capo, dico, li hanno incassati quei soldi? No. Li hanno incassati quei soldi? No. Noi abbiamo 200.000 euro che sono nostri, dobbiamo solo metterli in tasca e ancora. Mi volete spiegare, dopo volevo spiegare perché non introitiamo? Questa società deve costruire una cosa, quella è comprensibile, anche se in un punto strategico molto delicato, con incidenti ogni tanto, però quella è comprensibile, non parte col contratto e non parla torto, diciamo sia incomprensibile una cosa del genere, ma non i 200.000 euro, sono nostri, dobbiamo incassarli urgentemente, che ci servono disperatamente anche per il nostro bilancio. L'altro aspetto inquietante che mi preoccupa molto e che il revisore dei conti non l'ha evidenziato, ma è un fatto importante per la relazione anche del signore capo, è quello che dice il capo dell'ufficio tecnico, settore tecnico ambientale, il quale dice una cosa per il quale noi eravamo contrari e anche l'allora consigliere comunale Fabrizio Piccioni, che ha votato contro questa proposta della Global Service. Dice l'ingegnere capo, obiettivi generali, sono tre righe, dice, tre righe, due le uso per questa cosa qua. Gli obiettivi sono in via di raggiungimento secondo le previsioni fatte. Si segnala una criticità per quanto riguarda la rigidità dei servizi gestiti in appalto, sui quali il risultato economico è determinato sostanzialmente da meccanismi di revisione automatici legati all'andamento dell'inflazione, e qui ancora ci siamo, e alla modifica delle quantità, parametri sui quali l'ufficio, il settore tecnico-militare, non ha possibilità di intervento. Noi abbiamo un servizio Global Service che non sappiamo quanto ci costa. Io avevo detto, pensiamoci prima di spendere, di buttare questi soldi, poi non troviamo 20.000 euro per dare a Don Angelo Rubaconti che serve per fare quello che deve fare, o tanti altri servizi che quando si dice no a tanti altri. Qui spendiamo centinaia di migliaia di euro in più. L'avevamo detto, lo sapevamo. Fabrizio Piccioni l'aveva detto, al quale va riconosciuto l'onestà intellettuale di averlo detto all'epoca questa cosa, non ci credeva e l'ha detto. Noi abbiamo una parte ordinaria del Global Service e abbiamo una parte straordinaria. Qui vuol dire, l'ingegner Zoffoli, quello che dicevo quella volta, dice, chiamo il bidello, chiamo perché c'è un neon che non funziona. Arriva il Global Service e bisogna cambiare tutto il lampadario e non c'è qualcuno che dice no, non c'è bisogno di cambiare il lampadario, basta solo cambiare il neon. Il lampadario vale la manutenzione straordinaria,
il nero fa una valutazione ordinaria. Questo ci costa una barca di soldi che è una... almeno cercate, e lo dico a Fabrizio Piccioni perché è l'assessore competente, almeno cercate di contenere quello che dice il dottore, non io, il dottore, che dice che noi non possiamo entrare nel merito sulle quantità. Questo è un fatto che potremmo avere degli amanti da dover rimpinguare diversi soldi e lo sappiamo solo alla fine quando il tempo non c'è più. Quindi noi dobbiamo fare, come fanno anche nelle aziende private un po' organizzate, che fanno una previsione di spesa realistica e poi attivano il loro servizio marketing per coprire quelle spese che hanno. Si fa così in tutte le aziende. Certo che se al marketing gli si dice a ottobre, oh guarda che mi servono altri soldi, come servono soldi? Adesso devo organizzarmi, devo fare. Cioè bisogna partire dall'inizio col piede giusto. I bilanci si fanno anche in questo modo. Più che altro perché la convenzione sull'IS che non viene rispettata, poi dopo vi riserverò eventualmente di intervenire se c'è la possibilità. Grazie. Grazie a lei. Chiede di intervenire? Un attimo, forse è meglio far parlare prima il consigliere Schifo. Grazie. Grazie Presidente. Molto rapidamente, chiedo 30 secondi, anche se verranno messi alle barre, non lo so. Prima di tutto perché è il tempo opportuno, visto che questo credo sia la sede opportuna per farlo, per ringraziare l'assessore Piccioni e l'assessore Bognini per aver risolto tempestivamente delle problematiche che c'erano in una fazione da diverso tempo con soddisfazione dei cittadini. L'altra solo per dire che Zangari nel suo computo centosino che ha fatto credo che sia tutto del Dio, però non ci sono i tempi, quindi magari anche lui qualche volta sporarsi, per molestarlo. No, va bene tutto, però hai messo tutti i tempi degli altri, ma i tuoi no. Quindi beh, magari tanto domani, eh. Quindi magari un'altra volta contiamo quelli di tutti, ma era più una battuta, non una polemica. Venendo sul bilancio sono state tutte cose pertinenti, suggerimenti che credo verranno presi in esame, vorrei solo fare alcune precisazioni rispetto a alcune cose dette. La prima è che non abbiamo detto la verità ai cittadini o che non stiamo dicendo la verità ai cittadini. Credo che non sia così, anche perché sono cose che qualcuno ha detto, sapute e risapute, quindi non vedo qualche motivo altrimenti bisogna nascondere ai cittadini. C'è, non so se qualcuno se ne è accorto, insomma, c'è una crisi recessiva in atto, non da un mese ma da qualche tempo, che ha avuto delle ripercussioni negative non solo sul comune di Misano ma su tutti i comuni, e questo evidentemente ha creato dei problemi anche sul nostro comune. Bisognerebbe fare veramente un discorso allargato anche a livello più ampio, a livello nazionale, con le politiche messe in atto dall'attuale governo, per magari finanziare le ammortizzatori sociali, prendere i soldi dei fondi in fase delle regioni, quindi non investendo in proprio, mentre invece magari guardando ai comuni, a cui deve sempre più maggiori competenze e fornitore di servizi, magari va a tagliare risorse importanti come quella dell'ICI. Va qui ricordato, credo sia importante, che già il 60% delle persone non pagava l'ICI. È stato tolto dal 40% che forse, non voglio dire non ne aveva bisogno, ma siccome Tremonti dice spesso che lui aveva previsto tutto, addirittura ancora prima che accadesse, le cose doveva prevedere le domande che quelle risorse erano importanti. La Lega stessa all'inizio ha detto che lì c'era forse la tassa veramente federalista che c'era, è stata tolta, e questo ha creato notevoli problemi. Io chiudo sul discorso del bilancio, del rilievo che faceva Vanni, che poi è stato aperto anche in commissione. Sì, una logica ce l'ha, nel senso che dice perché mettere dei soldi in più quando poi magari non si destinano già a una funzione ben precisa. Però è stato spiegato, diciamo, dai tecnici, e credo che una motivazione razionale ce l'ha, che è quella che è più facile eventualmente andare a togliere o fare degli spostamenti quando già hai messo a bilancio.